Ebbene, cari giudici, bisogna che anche voi abbiate buone speranze davanti alla morte e dovete pensare una cosa in modo particolare, che a una persona buona non può capitare nulla di male, né in vita né in morte. Le cose che lo riguardano non vengono trascurate da Dio. E se voi dite che io vi ho punito e vi ho fatto arrivare dei dolori insegnando ai vostri figli di curarsi prima della virtù che delle ricchezze, poiché è dalla virtù che nascono tutte le ricchezze e tutti i beni per tutti gli uomini in privato e in pubblico, fate così voi con i miei figli quando diventeranno adulti, puniteli e procurate loro gli stessi dolori che ho procurato a voi se si prenderanno cura delle ricchezze e della vanità prima che della virtù. E se penseranno di valere qualcosa mentre in realtà non valgono niente, rimproverateli. Se farete questo, mi avrete reso giustizia a me e ai miei figli. Ma è ormai giunta l'ora di andare, io a morire e voi invece a vivere. Ma chi di noi vada verso ciò che è meglio è oscuro a tutti, tranne che a Dio.